questa massa pelosa è la testa del micio champagne, mascotte inconsapevole di questi video. A tavola con l'ultimo libro di Gérard Haddad, dalla main droite de Dieu, psicanalisi du fanatisme, nella mano destra di Dio, psicanalisi del fanatismo. Gérard Haddad, dans la main droite de Dieu, psychanalyse du fanatisme, edito da Premier Parallèle nel 2015, Parigi, nella mano destra di Dio, psicanalisi del fanatismo. Quando con i biblioclasti del 1990 Gérard Haddad indaga i movimenti millenaristi, si tratta già della psicanalisi del fanatismo, che è il sottotitolo del suo ultimo libro. Questo titolo nasce da una citazione di Gotthold Ephraim Lessing: se Dio tenesse nella sua destra tutte le verità e nella sua sinistra lo sforzo infaticabile verso la verità e che mi dicesse scegli, mi inclinerei con disperazione verso la sua mano sinistra, dicendo: Padre, dammi la pura verità, è solo per te. Gérard Haddad comincia distinguendo quattro forme eminenti di fanatismo: nazionalismo, razzismo, totalitarismo, fondamentalismo. Fanatismo nazionalista, fanatismo razzista, fanatismo politico, fanatismo religioso. E queste sono per Haddad quattro forme di universalismo. Annota precisamente che l'universale nasce con l'impero e che la simbiosi riuscita dell'impero e del cristianesimo si rivelerà per le generazioni future la culla di molti fanatismi assassini. Occorre anche dire che dalla concordanza tra i canoni discordanti del diritto romano canonico, fondati sulle interpretazioni insensate degli ebrei, diritto romano e diritto canonico, anche quello che ha gestito la fase. E anche la frase, perché no, del nazismo. Quanto all'islamismo, nel suo compromesso con l'ellenismo, considera che i testi della Torah e dei Vangeli siano stati falsificati. Gérard Haddad fa riferimento sempre all'approccio razionale dell'ebraismo, quello che trova le sue fondazioni nell'opera di Maimonide. Valutando la Kabbalah e il messianesimo quasi come eresie, e attribuisce quest'ultimo, il messianesimo, al monoteismo. L'umanità, dice, è ubriaca dell'aspirazione all'universale. Tale sarebbe l'ideale supremo e l'amore del padre celerebbe la sua politica d'odio per il particolare. Aristotele ha formalizzato questo come terzo escluso.
Sharadada nota come l'ebraismo non sia assimilabile agli altri due monoteismi, per non avere nessuna aspirazione all'universalità, ma alla particolarità. Per Haddad, il giudaismo ha definitivamente rinunciato a iscriversi nell'universale per dimorare nel non confortevole e nel margine del particolare. Il fanatismo si presenta per Haddad sotto la bandiera della purezza del messaggio originario, purismo che tocca anche la purezza della filosofia. Risiede qui l'operazione di Martin Heidegger rispetto all'essere. Peraltro anche Jacques Lacan, con il ritorno a Freud, sfiora tale questione. La ricerca febbrile e fantasmatica delle origini toglie l'originario. Quello che insiste è nell'atto e non si lascia spiegare né piegare da qualsiasi dottrina. Addirittura il fanatico non vive nel nostro tempo, ma in quello delle origini, secondo Haddad, alle sorgenti dell'essere o del divino o di entrambi. E è proprio il suo progetto di mondo ideale a costituire il millenarismo come lo spettro, il millenarismo come lo spettro che incombe su tutti i fanatismi. Che cosa cerca il fanatismo? La risposta di Jalal Haddad è chiara e la qualifica come malattia del narcisismo, la ricerca dello stesso. Deve assolutamente valere il principio di identità, A uguale ad A, il non A deve essere assolutamente escluso, il terzo escluso sino all'eliminazione industriale creata dal nazismo. Haddad si chiede, ma qual è dunque la natura della follia omicida? E la trova nella rivalità fraterna, facendo riferimento anche alla teoria di Lacan dell'aggressività. Rileva inoltre che nella Torah, nel primo libro, Bereshit, appare prima il fratricidio che l'uccisione del padre, mentre nella psicanalisi si legge il fratricidio come una conseguenza della messa a morte del padre. La serie è lunga, i figli di Noè, Cam, Sem e Yafet, Ismaele e Isacco, Esaù e Giacobbe, Giuseppe e i suoi fratelli. È proprio leggendo la vicenda di Giuseppe e i suoi fratelli che Jalal Haddad trova il paradigma di come cessa la faida eterna, con il perdono. E cita l'esempio di Nelson Mandela. Non nega che al perdono siano giunti uomini d'eccezione e che resti di difficile accesso. Questa è la fragile soluzione dell'amore. Amore del padre che si riverbera sui fratelli? E questa è psicanalisi o antropologia? Questo compromesso c'è già in Freud. Leggendo l'invidia di Sant'Agostino per il fratellino che puppa estatico al seno della madre, Haddad indica come il dolore della mancanza sia la causa dell'odio assoluto. E il declino del ruolo del padre associato all'indistinzione delle differenze sessuali comporta l'affievolimento delle strutture simboliche sino al rischio di rinforzare il pericoloso dolore della mancanza. A valutare le condotte di sostituzione, in particolare le droghe e l'alcol, per tamponare la mancanza, l'analisi di Jalal Haddad è da prendere assolutamente in considerazione.
La sicurezza di possedere una verità assoluta costituisce lo zoccolo duro di ogni fanatismo, scrive Haddad. E la certezza del fanatico è inaccessibile a ogni smentita della realtà. Ecco perché la teoria del complotto ha come bersaglio ideale gli ebrei, non solo con i protocolli dei savi di Sion, con i falsi protocolli dei savi di Sion. E comunque per Haddad ogni fanatismo si sviluppa in un campo di finzione, fiction. L'albero della vita non è l'albero dei fanatici. Lo è piuttosto l'albero della conoscenza del bene e del male, l'albero della cuccagna. Il fanatismo è teso alla purificazione del male per giungere al bene. È quello che Haddad ha chiamato purismo delle origini. Tolto l'albero della vita, allora, vale l'espressione ironica di Eshayahu Leibowitz, maestro di Haddad, secondo maestro di Haddad, a fianco a Jacques Lacan. Cito: si raccoglieranno dei pasticcini dai rami degli alberi. Se non è l'albero della cuccagna questo. Vergine o diamante in paradiso, ancora di questo si tratta. Il fanatico è prigioniero del suo amore edipico per il padre, morto, perché l'amore per il padre è l'amore per il padre morto, in quanto messo a morte dai fratelli, e per i suoi sostituti, Führer, duce, tiranno, despota, capo, dittatore, califfo, leader, guru, coach. Il libro della scrittura dell'esperienza è nascosto dietro ogni auto da fé. E la bussola di Gerard Haddad funziona. Citiamo: ogni bibliocrastia smaschera una complicità incosciente con le ideologie del fanatismo. Bisognerebbe inoltre chiedersi di quale madre parli Haddad quando afferma che oltre all'ideologia patriarcale del monoteismo è questione dell'ombra della madre, Deus ex machina, di tutti i fanatismi. Tutto ciò vale per coloro che soccombono alle sirene del fanatismo. E varrebbe l'analisi porre l'interesse sul funzionamento di coloro che non soccombono alle stesse sirene. È curiosa, inoltre, la conversione come indice del fanatismo. Sviluppare le prime implicazioni di questa ipotesi di Gerard Haddad potrebbe portare a qualche altro risultato inedito. Ci sarebbe da esplorare il perché l'ebraismo, anche nella sua pratica non favorisca per nulla le conversioni, mentre invece nel cristianesimo sono accettate con grande euforia e come un miracolo. Oltre al mito del perdono di Giuseppe, c'è anche quello meno evidente del disarmo di Gerard Haddad. E cita l'episodio in conclusione del suo libro e che ha raccontato con dovizia nel suo altro libro Il giorno in cui Lacan mi ha adottato, che è del 2002. Dinanzi al masso roccioso della sua ideologia comunista, nell'analisi Haddad finì per rendere le armi
e scoprire l'estensione dell'accecamento che era stato il suo durante gli anni della sua adolescenza e della prima maturità. Queste sono parole della testimonianza di Gérard Haddad. Certo, al posto di dare il premio Nobel dell'economia al teorico squilibrato del punto di equilibrio, sfruttato inoperosamente anche per le guerre in Medio Oriente, sarebbe il caso di proseguire i lavori nel cantiere intellettuale aperto da Gérard Haddad da più di 30 anni. E non servono finanziamenti faraonici. Quanto alla prosecuzione della sua elaborazione, Gérard Haddad intende sviluppare la questione del fratello al di là del fratricidio.